Si apre una nuova era per Kerajet. L'azienda spagnola apre una nuova sede ad Almazora. Si tratta di un unico centro strategico situato nel polo industriale di Castellón. Un risultato che conferma Kerajet leader nel settore della stampa digitale su ceramica con 270 installazioni complessive. Ben ritrovati amici di Ceramicanda con il programma che spazia a 360 gradi sul mondo dell'economia, in modo particolare della ceramica. Ci troviamo a Bologna in occasione di questa edizione delle Cersaie che inizia tra qualche istante, così come inizia la nostra nuova stagione. Ci saranno tante novità che vi presenteremo nel corso della stagione. È tutto pronto. Vedete i cameraman, i fotografi, il tradizionale nastro che tra poco sancirà l'apertura dei lavori di questa importante manifestazione internazionale. Noi aspettiamo il presidente di Confindustria per farle qualche domanda. Mandiamo il fuori tema, che è la prima novità di quest'anno, e ci rivediamo subito dopo qui al Cersaie. Il periodo più ricco di eventi fieristici per quanto riguarda il settore delle costruzioni, dei materiali e dell'architettura è settembre-ottobre. Prende il via il 20 di settembre il Cersaie a Bologna con i produttori di piastrelle di ceramica italiani pronti a fare vetrina con prodotti che possono beneficiare della tecnologia recente, in modo particolare della serigrafia digitale. Quindi ci attenderemo molta pietra naturale, o meglio imitazione della pietra naturale, di legni, ma no, più che un'imitazione è una riproduzione fedele del legno. Contestualmente in quel di Verona ci sono gli amici delle pietre, gli amici del marmo, che fanno vetrina unitamente alle macchine per il settore specifico, mentre nella prima settimana di ottobre ad attendere gli attori del mondo delle costruzioni ci sarà il MADE in quel di Milano con una serie di eventi che riguardano anche i borghi antichi, una serie di convegni, ma soprattutto tante soluzioni tecnologiche, tanti materiali per il rivestimento delle superfici. Le fiere che cos'hanno in comune? Beh, direi la difficoltà del momento, la difficoltà in cui tutte le aziende espositrici devono misurarsi, devono confrontarsi a livello ceramico come a livello di pietre, così come nell'arredamento vediamo le aziende che in questo momento stanno facendo saldi, si stanno rapportando con il mercato con un discorso di prezzo basso per riuscire a vuotare i magazzini. Ebbene, questo comporta da una parte una saturazione del mercato, più materiali vengono messi in circolazione in questo momento sul mercato nazionale, ma non solo nazionale, meno possibilità avranno le aziende di collocare i prodotti nuovi a prezzi che siano in sintonia con le regole e i bilanci delle loro aziende. Ebbene, di pari passo con queste difficoltà c'è la politica italiana divisa su tutto, una politica che non riesce comunque a dare le risposte adeguate, non riesce a creare nuovamente una macchina perfetta della nostra economia. La proposta di Tremonti, più che occuparsi di tagli, si è occupato di spremitura, e questo un po' ha deluso tutti gli addetti ai lavori, i quali si attendevano sì i tagli, ma anche qualche risorsa da destinare al rilancio della economia. In modo particolare, e questo riguarda le tre fiere di cui abbiamo parlato nella premessa, tutti si attendevano il rilancio delle costruzioni, la ripresa dell'edilizia. Ebbene, prima il piano casa, che è fallito non soltanto per colpa del governo ma anche per le forze politiche di opposizione. Dall'altra parte ci si aspettava la riduzione dell'IVA,
come ha fatto per esempio la Francia, ma tutto questo è rimasta lettera morta. Senza questi interventi le fiere Cersaia a Bologna, Marmomac a Verona e il MADE a Milano rischiano sì di fare bella vetrina, ma poi di vedere questi materiali rimanere a magazzino. Qui a Bologna erano tutti in attesa di Emma Marcegaglia, come avevamo detto nella premessa, ma il presidente di Confindustria non è arrivata per il taglio del nastro. Vediamo le immagini scorrere in questo momento con il presidente degli industriali di Bologna che ha sostituito appunto la signora Emma. A seguito del taglio del nastro, i relatori che prenderanno parte al convegno inaugurale che ha per titolo Vivere l'evoluzione del mercato, nel frattempo hanno raggiunto l'auditorium. I relatori quest'anno sono relatori molto importanti, nomi altisonanti come Jacques Attali, l'economista francese che ha portato avanti la riforma economica, che si presenterà qui a Bologna per parlare del nostro paese, per dirci come lui vede la situazione attuale dell'Italia. Oltre all'economista francese parlerà anche Emma Marcegaglia, Franco Manfredini, presidente di Confindustria Ceramica. Prima di sentire alcuni passi importanti dei loro interventi, abbiamo voluto stuzzicare la platea, abbiamo chiesto a qualche imprenditore della ceramica che cosa vorrebbero dalla politica. Sentiamo. L'economia reale oggi sta per essere investita dalla tempesta finanziaria che ha colpito i mercati quest'estate e naturalmente si trasformerà nell'area europea in una diminuzione di domanda e di investimenti. E ci aspettiamo dalle forze sociali e dalla politica delle risposte che riportino tutti, direi l'Italia ormai è parte integrante dell'Europa in una situazione di crescita di cui abbiamo bisogno. Cosa c'è da fare? Lavorare, noi siamo degli imprenditori e mettiamo tutta la nostra genialità per lavorare e dare il meglio delle nostre produzioni, della nostra creatività, e quindi penso che anche i nostri politici devono tenere conto di tutto il buono che c'è fra noi italiani. È un momento molto difficile, secondo me purtroppo a volte la sensazione è quella che la nostra politica sia molto disattenta rispetto a un problema economico, strutturale della nostra manifattura che invece è molto serio. Noi rischiamo, anche perché siamo esposti ai 420, per eventi che accadono nel mondo, veramente stiamo rischiando grosso. A volte si ha la sensazione, ripeto, che qualcuno non l'abbia realizzato. Emma sta spingendo molto per richiamare alla dura realtà dei fatti i nostri politici. Due cose che vorreste che immediatamente questi politici facessero? Ma io dico semplificazione per le nostre imprese che hanno sempre lacci e lacciuoli di tutti i tipi, e poi veramente degli incentivi per la crescita, perché il vero problema da imprenditore del nostro paese è che non cresciamo da troppi anni. Io sto girando il mondo, cresce la Turchia, cresce il Brasile, cresce il Vietnam, la Corea, tutti crescono, noi siamo un paese immobilizzato e senza crescita non c'è ricchezza per nessuno. Noi chiediamo che la politica ci lasci lavorare, basta, questo è quello che serve, pochi lacci, pochi lacciuoli, regole sì, però che ci lasciano lavorare, noi siamo contenti di fare sviluppo. Abbiamo bisogno che ci siano meno condizionamenti possibili da un punto di vista proprio politico, no? Cioè, quindi che ci sia la libertà di operare, quindi infrastrutture, lo Stato deve occuparsi di infrastrutture e difesa, ecco, di questo, un po' di scuola e basta, non deve fare tanto altro. Qui c'è molto da fare. Gli imprenditori hanno bisogno, no? Hanno bisogno di stabilità, hanno bisogno di serietà, hanno bisogno di politiche chiare per il medio-lungo periodo, hanno bisogno di una consapevolezza che il Paese deve ritrovare una forza di investire, di crescere, ma soprattutto un ottimismo verso il futuro, no? Questo credo che sia il grande tema al quale possiamo correlare altri fattori, che sono dentro il nostro essere
produttori italiani, imprese italiane, che sono fattori che noi scontiamo positivamente per la nostra capacità di reagire, per la nostra capacità di innovare e di costruire del bello made in Italy, ma sono dei fattori per i quali risultiamo anche penalizzati da scelte profonde strutturali, soprattutto per quanto riguarda l'impatto dell'energia, che in un settore come il nostro credo che sia estremamente pesante. Due cose che si sente di suggerire a questa classe dirigente? No, due sono molte, basta una, che ci lascino fare, cioè che non ci mettono troppo ostacoli, del resto le cose le facciamo noi come abbiamo sempre fatto. Io credo che un settore sia veramente forte se non chiede tanti aiuti, se sa auto creare il proprio futuro. Il primo intervento è stato quello di Franco Manfredini, che ha parlato della globalizzazione, che ha parlato dell'economia mondiale, europea e anche italiana, rivendicando alcuni nodi che sono essenziali per il nostro settore, come per esempio il gas, la fornitura del gas e soprattutto la sburocratizzazione del sistema. A lui ha replicato poi Jacques Attali, l'economista francese, che ha fatto un quadro della situazione preoccupante. Tutti si attendevano qualche relatore in grado di diffondere un po' di ottimismo, in questi casi è d'obbligo. In realtà l'economista francese, consentitemi questo termine, è andato giù pari. Ha detto esattamente quello che pensava, ha parlato di grave crisi che sta attraversando il nostro paese, ma anche la Francia, anche l'Europa. I tempi si sono fatti stretti, bisogna intervenire celermente, bisogna intervenire rapidissimamente, soprattutto nel nostro paese, se non vogliamo vedere la situazione precipitare, perché non siamo molto lontani dalla Grecia, dal Portogallo, dall'Irlanda. Le riforme che lui invita a fare da parte dell'Italia sono riforme importanti, da quella delle pensioni. È giusto che in Italia si vada in pensione come avviene in Germania, come avviene nel resto dell'Europa, a 65-67 anni. Bisogna ridurre il debito pubblico, bisogna aumentare le tasse, il rischio veramente default è alle porte. Sentiamolo in alcuni momenti del suo intervento. In effetti siamo qui, in questo momento, qui in Italia, Bologna, e questa è una delle aree più ricche del pianeta. In questo momento ci troviamo qui a parlare in un incontro che riguarda uno dei settori di maggior successo, che riguardano appunto l'Italia. È però vero che credo appunto siamo un pochino come dei personaggi dei cartoni animati in questo momento, vedete, perché siamo davanti a una sporgenza sul mare e siamo vicinissimi veramente a questo precipizio che potrebbe portarci in acqua. Siamo esattamente su questo punto. Lo sento dire in tutto il mondo. Ora, qui siamo in Europa e devo dire che l'Italia, il nostro paese, oggi, proprio oggi, in questo momento, è uno dei, diciamo, una delle grandi domande, se volete, aperte anche per il futuro del mondo intero. L'economista francese ha sottolineato come gli italiani siano ricchi, come i risparmiatori italiani siano in possesso di 8 volte il nostro debito pubblico, un debito che va sanato aumentando le tasse. Dobbiamo rendercene conto, sostiene il francese, o interveniamo pesantemente in questo modo o i privati cittadini italiani riescono a risolvere questo enorme problema del debito pubblico o se no saranno dolori. Sentiamolo. Ebbene, tutti noi dobbiamo fare esattamente quello che è necessario e anche quello che è possibile. Bisognerà farlo abbastanza facilmente. Dovremo farlo tutto ciò per creare credibilità, aumentare la vostra capacità di poter essere veramente un attore, un player dell'economia mondiale. Punto numero uno, dovete veramente trovare un modo
per poter aumentare il livello di tasse che vi permetterà poi di ridurre invece l'indebitamento italiano. E poi c'è una buona lezione dal passato da ricordarsi. Vedete, è più facile dover ingoiare un pezzo solo, una volta sola, che non, come dire, stare in agonia per 10 anni. Fatelo una volta sola, con un forte impatto. Ripeto ancora una volta, in un'unica volta. Date quindi questo annuncio. La settimana prossima, quindi, annunciate un programma credibile sull'aumento delle tasse, sulla riforma pensionistica, sulle riforme del mercato del lavoro e anche sull'efficientamento dell'apparato governativo. Parlate anche di sviluppo regionale, fate riferimento alle riforme universitarie. E poi basta. Tutto ciò deve essere implementato. Ceramici investe nel fotovoltaico e risparmia energia. L'azienda di Casola Valsegno, da sempre attenta all'ambiente, ha realizzato 2 nuovi impianti fotovoltaici. Il primo è collocato sul tetto di uno degli stabilimenti di Casola Valsegno e produce 220.000 kW all'anno. Il secondo, realizzato su un'area di circa 25.000 metri quadrati, ha una potenza di 1.100.000 kW all'anno. I 2 impianti permetteranno a Vetriceramici di risparmiare il 25% dell'energia consumata in un anno.